Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A tutti. Figlio non registra, sono i peggiori, naturalmente. Però siccome nessuno me lo chiede, io glielo do, in particolare agli amici del Movimento 5 Stelle. I segretari di un partito non parlano ogni giorno. I segretari di partito, io vedo da telespettatori, io sono fuori dal Parlamento da anni, però vedo ogni sera il presidente Conte come se in realtà fosse un peones che va in giro, lo vediamo in giro, pur non essendo parlamentare, intorno ai palazzi della sovranità popolare a fare tutta una serie di indicazioni, di sollecitazioni. Ed è il tono che fa la musica, si dice in termini letterari. Allora il dato vero è che il segretario di un partito parla una volta a settimana, ma parla con uno scritto, con un'intervista, insomma non fa le battute che solo i peones fanno. Questo è un dato generale, è vero. Però a maggior ragione in questa fase è per Conte. Il dato reale poi è che su La diversità di ciascun partito, lo dicevamo anche, prima. Anche Salvini si parla tutti i giorni, però. Ma infatti dire, è un dato permanente. Non ce n'eravamo accorti. Noi, io ricordo. Siete 20 stati anni al fa, governo insieme, ve lo ricordo. Circa 20 anni fa, Tortora, scrissi una lettera al presidente della commissione di vigilanza. Perché in realtà, immagino, io amo il Parlamento e da sempre sono un parlamentarista. Ma non è possibile immaginare che ogni sera che il nostro Signore manda sulla terra, è vero, noi dobbiamo assistere a dichiarazioni ripetitive, spesso ovvie, che sono interferiscono nei telegiornali. I telegiornali devono dare delle notizie o dei commenti, ci mancherebbe altro. Ma ogni sera il giro di tutti i partiti devono fare dichiarazioni ovvie, si esaurisce la politica, tant'è vero che poi qual è il responso? La gente non come ci va funzionava più nella Prima Repubblica? No, non è così, assolutamente non è così. Assolutamente non era così. I segretari dei partiti parlavano una volta ogni morte di parte. I segretari, allora facciamo rispondere Carabetta su questo. No, vabbè, Conte parla troppo, può essere un segno di debolezza. Viviamo nell'accusa che se parla poco parla poco, se parla troppo parla troppo. Beh, in realtà penso che, cioè, per quanto mi riguarda, i leader delle forze politiche abbiano tutto il diritto, anzi quasi il dovere, di prendo in parte il suo consiglio, mettiamola così. Però in momenti critici come questi è anche giusto che i cittadini abbiano un'idea di che cosa le forze politiche pensino, di che cosa stiano facendo, soprattutto chi è al governo in questo momento. Quindi io ritengo della posizione, no, diciamo. Io sinceramente ritengo fondamentale che tutte le forze politiche, non solo per i leader ma anche per i vari rappresentanti, si confrontino anche su idee diverse, con massimo rispetto con gli avversari politici, che ci sia un normale dibattito. Non so se la critica sia più alla politica o più all'informazione. Scusate se mi permetto poi di distinguere informazione, certo, da comunicazione. Sono, esatto, due cose diverse e diciamo c'è molto di comunicazione. Andiamo in pubblicità, poi torniamo.